Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club. Un piacere ritrovarci per chiacchierare di basket, della Virtus che ha superato agevolmente il primo turno di playoff, degli abbinamenti per quanto concerne i playoff in questione, per parlare anche della Fortitudo che a detta di Melloni vuole proporre una 2 di vertice e speriamo possa essere davvero così. Intanto che vi sia l'iscrizione, che è il primo passo, e poi logicamente andremo a valutare l'organico per capire le potenzialità dello stesso. Ne parleremo con Max Cocchi. Buonasera. Abbronzatissimo. Buonasera a tutti. Il primo sole di stagione. Ne abbiamo approfittato. Bravo, bravo. Ottima scelta. Luigi Balduini è in volo, se non sbaglio. Sta tornando da Santo Domingo e lo avremo ovviamente in studio la prossima settimana, non in questa occasione perché non può collegarsi su Skype dall'aereo. Ma non sai che mi sembra meno. Anche sì, però magari meglio non rischiare. Costa una follia, sì, esattamente. E credo che ci vedremo in un altro orario. Sì, esattamente, hai detto la cosa più giusta, perché andremo a mutare l'orario, partiremo alle 18, la trasmissione durerà anche un po' di più e vi dico già che andremo in onda fino al 27 giugno, perché abbiamo valutato che insomma l'ipotesi è che vi sia una, non l'ipotesi, se vi sarà una settima partita di finale scudetto, fermo restando che si spera che ci sia la Virtus, esatto. Almeno da Bologna lo spera, se ci fosse una settima partita sarebbe il 17 di giugno, sì. Quindi a quel punto metti dentro il 20, il 27 noi chiudiamo con fine giugno il ciclo di Sport Club, per cui insomma direi che ce n'è da parlare, perché è un mesetto pieno in tutto e per tutto. Qualche flash, poi dopo avremo un ospite al telefono dopo la pubblicità, ma adesso ti coinvolgo subito in un paio di battute. Virtus, tutto facile. Tutto facile, è stata una passeggiata contro, con tutto rispetto, ma è stata una passeggiata contro Pesaro. La Virtus è andata progressivamente in crescendo, anche come grado di concentrazione, come era naturale che fosse. Chiaramente in gara 1 era appena uscita dalla finale di Eurocup, non potevamo vedere una Virtus al top, non l'abbiamo vista, come non l'abbiamo vista in gara 2, però l'abbiamo vista in progresso. Gara 3, sostanzialmente, quando ha deciso di premere, di dare un filo di gas, non c'è più stata storia per Pesaro. È troppa la differenza tra le due squadre in campo, Scarrone ha approfittato per ruotare tanto la rosa, quindi per fare prendere fiato a tutti, ne ha approfittato per sistemare l'infortunio per fare riposare completamente Teodosic, che si è guardato gara 3 in ciabatte, e ha appunto approfittato appunto per fargli recuperare completamente l'infortunio, quindi per la semifinale lo avrà completamente sano, e per la stessa ragione credo che Scenghiglia, che probabilmente clinicamente dovrebbe essere già pronto per venerdì per gara 1, secondo me non sarà dei 5 inizialmente, perché secondo me Scariolo vorrà, cioè se non ce ne sarà bisogno, non sarà un assoluto bisogno, Scariolo, visto che l'infortunio comunque è delicato, una distorsione è anche soggetta a ricadute, secondo me vorrà proprio fare in modo che il giocatore sia proprio al 120% per poter rientrare, proprio per non rischiare di poi perderlo per un periodo molto ma molto superiore. Intanto al 345-5690-682 ci chiedono anche informazioni sulla F. Abbiamo qualche novità? Ci dice l'ascoltatore. Io direi che delle novità reali basate su quello che ci ha detto la società non ne abbiamo, perché francamente le parole di Melloni ti lasciano il tempo che trovano. Perché? Ti lasciano il tempo che trovano, perché innanzitutto siamo passati da un silenzio ad oltranza a un Melloni che di fatto ogni settimana rilascia interviste, ma il problema è che quando parli così tanto rischi anche di poi andarti a contraddire, perché se io sento all'inizio di giugno che è già stato tutto depositato, il piano c'è, ci sono le firme di garanzia fornite dal consorzio di muratori, consorzio mi pare Innova credo si chiami, non mi ricordo, comunque dal consorzio presieduto da muratori, poi leggo che il piano di rientro della Fortitudo deve uno ancora essere accettato, due che l'Agenzia delle Entrate aspetta ancora questo piano ed aspetta ancora le firme di garanzia a questo piano, mi viene da pensare che non ci sia ancora tanta carne al fuoco. Quindi
Io credo che alla fine, in una maniera o nell'altra, abbiamo avuto le spiegazioni anche del commercialista Esquilini, il piano alla fine in qualche modo verrà accettato. Secondo me la Fortitudo, per poterlo onorare, andrà sicuramente a contrarre un debito con una banca, chiederà un aiuto finanziario ad una banca e poi farà con la banca la spalmatura che non può fare con l'Agenzia delle Entrate. Cosa si mette in garanzia con la banca? Beh, la garanzia, la banca, se le garanzie probabilmente verranno messe dal consorzio dei moratori. Ah, ecco, questo è il concetto di fondo. Ah, beh, la Fortitudo non ha garanzie. Sì, non è che tu dici il marchio e il pubblico, ecco, questo è impensabile. Non c'è, no. Per una banca marchio, ok, si sono fatti quel marchio nuovo, ma non ha un valore di 2 milioni di euro. Poi cosa bilancio, può valere un marchio? Beh, un marchio di una squadra di Serie A può valere, sì, anche certo, molto. Sì, Coca-Cola vale di più, siamo d'accordo. Sì, tutto, esattamente, cioè, però un marchio come quello della Fortitudo, depositato da un anno, con in più anche il marchio della casa madre, che è quello storico, non può avere ha un valore che è molto relativo. Il pubblico non è quantificabile, non è un avviamento. Esatto, il pubblico non lo puoi quantificare, perché cioè io vado in banca, ti dico, ti metto il numero dei miei abbonati come garanzia, ma cioè, voglio dire, cioè, se tu avessi dato questa garanzia 3 anni fa, che cosa faceva la banca? Ah, certo. Era bruciato perché è stata la pandemia, non si poteva andare al palazzo. E poi, e a quel punto è un'ipotesi che una volta non avresti mai preso in considerazione. Oggi devi. Esatto, e poi altra cosa. Cioè, mi pare che il pubblico Fortitudo abbia fatto capire in maniera più che chiara, anche nell'ultima partita contro Napoli, che questo gruppo dirigente non è che lo gradisca molto. Ora, se quello che si profila è un rimpasto con una serie di girandola di nomi, ma con a capo della baracca, diciamo, sostanzialmente le stesse persone, cioè la gente lo sa, lo capisce, non so quanti abbonati, che numero di abbonati puoi andare a spendere come garanzia. È vero, è un dato, cioè, di fatto. Non siamo ai tempi della B, quando la Fortitudo era appena partita e in B2 faceva 5.000 abbonati. Qua sono passate tante cose. Cioè quello che hanno fatto, quelli che hanno costruito tanto, hanno anche distrutto. È un dato di fatto, purtroppo gli ultimi anni, voglio essere chiaro, certo, anche e molto non per colpa loro, perché ricordiamoci sempre che 2 anni di pandemia sono devastanti, è come se lo dice un ristoratore, sì, ma è chiuso, non è che non erano buoni i tortellini, non ti facevano entrare i clienti, no, quindi no. Questo è un dato di fatto. Hai fatto. E attenzione, avrai gestito male molte cose, ma non è che tu hai mandato via Antimo Martino e hai preso in panchina Jack Bonora e l'anno dopo hai mandato via Dal Monte e hai preso Cocchi, sì, hai preso Sacchetti e Repesa. Sì. Poi sono stati commessi tanti errori, gestionali, tutto quello che volete, però diciamo che tutto è andato storto, questo è un dato di fatto. Sì. Però gli errori ci sono stati e il più grave secondo me è quello di far passare da ingrati i tifosi, sì, perché proprio lì, dopo una retrocessione, almeno sì, non colpevolizzare i tifosi, e gli errori ci sono stati. Però se il tifoso dice io di questi ne ho abbastanza, non è che poi possiamo andare a discutere oltre misura, come quando un uomo viene mollato da una donna. No. Sì, entro certi limiti puoi dire mi dispiace, però lei ha diritto di dire per me è stata lunga, non ti amo più. Cioè non è che dobbiamo poi spiegare oltre misura perché dovrebbero amare Muratore e Pavani. Se non li amano più e dicono noi con loro non ci veniamo più al palazzo, bisogna cominciare a prenderne atto. Non se è che poi, esatto, se poi Muratori risponde ai tifosi nella maniera in cui ha risposto, non è che aiuti, non ah, è no, che li incentivi poi ad amarti poi ancora di più. Pessimo, ha sbagliato secondo me in tutto e per tutto. Poi tante cose possono essere giuste nella sostanza, ma sì, il tifoso fa il tifoso. Se il tifoso dice sì, mi hai portato alla retrocessione, lui non è che può dire ma noi abbiamo messo i soldi, se non ci fossimo stati noi, sono degli ingrati. Certo, hanno avuto un ruolo fondamentale. Cioè tu puoi pensarlo. Tu dentro di te puoi pensarlo, oppure riservatamente nei colloqui con i tuoi stretti collaboratori lo puoi dire, ma guarda, e sfogarti, sarebbe anche pienamente legittimo. Purtroppo però pubblicamente quella è la tua clientela. Ma se non ci fosse quella clientela non andrebbero 5.000 persone a vedere della gente di Serie B che corre per un campo in pantaloncini con un pallone da basket. No. Andrebbe forse a vedere un concerto. Quindi tu hai i pro e i contro della tua clientela. Sì. Adesso qualche consiglio della regia e poi torniamo con un ospite importante. A tra poco.
Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mille Ponente 162, telefono 351-6222-831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Dixtreet 611, eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della house music. La miglior location, i party più esclusivi. Poliambulatorio Argo, medicina rigenerativa, in via D'Azeglio 21 a Bologna, per valutare il paziente nella sua interezza e globalità. Medicina generale, terapia personalizzata, diagnosi e prevenzione, medicina orale. Poliambulatorio Argo, nel cuore di Bologna. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo. Agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Studio con Sport Club, pronti con il collegamento con un grande campione del basket e un eccezionale opinionista come Marco Bonamico. Ciao Marco. Ciao Jack. Ciao Marco, buonasera. Ciao. Ti ritroviamo con grandissimo piacere per chiacchierare un po' di Virtus e di Fortitudo. Devo dire che i messaggi sono molto legati alla Fortitudo perché le cose non vanno bene, no? E sembra quasi che non ci sia da parlare di Virtus perché vanno troppo bene. Poi quando avete la portata su YouTube dicono: ma come? La Virtus sta facendo sto campionato e parlate dei guai della Fortitudo. Invece tu sei una bandiera della Vunera e vorrei partire proprio da lì. Allora, nettamente la più forte, la Virtus,
rispetto alle altre. Adesso siamo arrivati alla fase in cui Milano doveva essere più quotata, adesso sembra che sia una comparsa rispetto alla Virtus. È un eccesso? Ma sai, Milano ha comunque un'ottima squadra. Mi dicono che Melli sta migliorando molto, quindi potrebbe rientrare. Melli è un giocatore molto importante per Milano. Anche se chiaramente la perdita di Delaney è una, insomma, è una presa importante, però Milano è un'ottima squadra, però prima di Milano o eventualmente, chi lo sa, Sassari, c'è un'altra partita importante, che è quella col Tortona, cioè la serie col Tortona non è scontata. Eh sì, Ramondino ha fatto un capolavoro, ma già la stagione era andata benissimo e adesso è insidiosa, peraltro quella Tortona che ha eliminato la Virtus in Coppa Italia. Altro periodo e altra squadra, questa è la verità. Max, a te. Marco, è una domanda che ti abbiamo fatto l'anno scorso e te la devo tornare a fare quest'anno, però su Milano. Visto che quest'anno comunque anche i risultati anche in campo europeo sono peggiorati, a questo punto però al di là di tutto per Messina è diventato obbligatorio vincere lo scudetto. Sai, obiettivamente Milano ha avuto una stagione molto travagliata. Diversi infortuni, diciamo che probabilmente anche qualche giocatore da cui si aspettavano qualcosa in più, insomma, non è stato, cioè, non ha reso come ci si aspettava. È una squadra che andrà profondamente rivoluzionata l'anno prossimo, come del resto Venezia, quindi insomma, diciamo che secondo me Ettore non rischia nulla, se è questo che vogliamo dire, ecco. No, beh, lì lo sappiamo, Armani gli ha confermato la fiducia, però diciamo, per se vogliamo diciamo fare un'analisi oggettiva, cioè io penso ai 3 anni di Messina, penso a un budget che è attorno ai 30 milioni per stagione e penso, se non vinci quest'anno il campionato, tu hai avuto 90 milioni di budget, considerando mettendo 3 anni insieme, per portare a casa 2 Coppa Italia e una Supercoppa. Beh, vabbè, c'è stato anche il Covid in mezzo, quindi un campionato devi togliere. Non so, guarda, vincere è la solita storia, vince uno, non è che vincono i due. Quindi è vero che ci sono 3 competizioni su cui Milano si è, diciamo, spesa, però con la Virtus di quest'anno Milano non parte più favorita, cioè, con questa squadra è chiaro che è la favorita la Virtus, poi può succedere di tutto, come è successo, chi l'anno scorso si aspettava un 4-0, nessuno, però è successo. È un dato di fatto, la Virtus è un'altra squadra con Hackett e Cianghelia, sì. Non si discute. Intanto ricorda Paolo una cosa molto bella, dice Marco Buonamico, una bandiera Virtus, ma ricordo con piacere uno dei suoi migliori campionati, proprio l'ha fatto con la Fortitudo, un vero professionista. Poi scrivono anche, questo è il vero Buonamico, e ti tirano fuori una tua foto in maglia Alco. Come fu per te il passaggio dalla Fortitudo alla Virtus? Ma guarda, io ho fatto un anno fantastico in Fortitudo, ancora mi sento con i giocatori di allora, quindi un bellissimo ricordo, facciamo un finale Coppa Corage, e terzo in campionato, che insomma, diciamo che per i chiari di luna di allora a cui eravamo abituati era veramente un risultato straordinario. Ero molto giovane e mi è servito un anno che mi servì tantissimo, poi allenato da John McMillan, che è stato per me importantissimo, pare di Peterson, certamente un anno pazzesco per me. E andare in Virtus poi, insomma, era anche a quei tempi ovviamente il salto abbastanza importante, come lo vivesti? Ma senza nessun problema, anche perché dire, era una Bologna in cui tutti i giocatori si conoscevano, in cui per dire c'era Bertolotti che poi andò in Fortitudo, Benelli che era già stato in Fortitudo, poi si andò a Valenti, quindi insomma c'era comunque un molto interscambio tra le due squadre, poi c'era la rivalità, è vero, ma era secondo me in maniera molto diversa da quella di oggi, ecco, c'era gli sfottò, però insomma tutto sommato molto tranquilla. Vero, vado con un messaggio da casa.
noi siamo la Virtus, non possiamo aver paura di Tortona, con tutto il rispetto. Beh, mi viene da dire che Tortona possa dare fastidio alla Virtus, non credo possa vincere la serie. Paura no, rispetto sì, tutto qua. Che ne dici, Marco? Beh, come diceva quello, rispetto per tutti, paura di nessuno. Eh beh, questo è un dato di fatto. Intanto fioccano i messaggi, ne arrivano altri. Beh, questo è anche interessante. Beh, vediamo un attimo. Si insiste molto sul tema Fortitudo. Come l'hai vista questa retrocessione? Da uomo di basket, io ho avuto la sensazione che con Napoli una buona parte dei giocatori abbia palesemente tirato indietro, cioè si sia volutamente nascosta. Potrei farvi anche i nomi, ma credo che ve ne siate accorti anche voi. Leggi tabellini. No, beh, io so tutti, credo che Daram abbia letteralmente preso per i fondelli la Fortitudo. Parte che è andato via senza autorizzazione una partita prima, ma era due mesi che non era più un giocatore di pallacanestro, sembrava scomparso. Da uomo di campo, hai avuto quella sensazione? No, allora, i giocatori, vi dico la mia opinione, è questa. La mia esperienza mi dice che un giocatore non gioca mai contro un allenatore, un giocatore non gioca mai per perdere. È chiaro che possono esserci situazioni in cui non ti senti a tuo agio, non ti senti tranquillo e puoi rendere meno. Ma io sul fatto che uno giochi a perdere mi dispiace, no. Questo, beh, io nella mia carriera non l'ho mai visto. Però, vabbè, tu sei stato un giocatore di primissima fascia, voglio pensare che negli anni tu abbia sempre percepito lo stipendio e oggettivamente anche da giocatore di prima fascia, voglio dire, non c'è nulla di male, te li sei meritati. Poi magari non so se nel finire di carriera hai vissuto realtà meno soddisfacenti e meno puntuali. Ma faccio un esempio, se un giocatore non viene pagato, un'ipotesi, per un paio di mesi, come si approccia al campo? Riesce a dare il meglio di sé oppure se decide non di perdere appositamente, ma ribadisco, di nascondersi? Io ho avuto questa sensazione. Allora, intanto esistono degli strumenti che un giocatore può attivare, e uno si chiama lodo arbitrale, per avere le proprie aspettative. E quello che io consigliavo ai giocatori quando ero presidente dell'associazione dei giocatori era: non litigate con la società, semplicemente fate il lodo, chiedete i vostri soldi, ne avete diritto, è facoltà del giocatore di farlo, non fate violenza a nessuno e andate avanti, però bisogna continuare a giocare, perché il no money no play in Italia non funziona. Poi psicologicamente è chiaro che voglio dire, se ti tagliano la luce nell'appartamento che hai in affitto non è che stai bene, un po' ti girano, però insomma giocare contro è sempre una cosa che un giocatore non credo faccia, ma comunque non dovrebbe fare, perché poi la paga lui in primis, con voci magari sul suo rendimento, sulla sua professionalità. È un dato di fatto. Io, Max, penso che Daram abbia preso per i fondelli il pubblico. Non ti dico neanche la società, perché se la società non ha onorato degli impegni. Però se proprio devi giocare così, vuoi un parere, non vai in campo. Torna a casa. Guardate, non mi pagano, io non vado. Non mi pagate, me ne vado a casa piuttosto. Per ipotesi. Se devi fare quelle figure lì, Aradori secondo me è uno che, lo ribadisco, per me si è un po' nascosto nel mese decisivo con Napoli. Però ha fatto una buona stagione e prima ha fatto anche delle discrete partite, alcune anche molto buone. Cioè, va distinto quello che magari si può essere nascosto per la tensione da quello che invece che si è nascosto perché non ne aveva voglia, e sono due sfaccettature molto differenti nell'affrontare il problema. Allora, qui c'è un altro messaggio, quindi era vera la storia che i giocatori venivano pagati a fine partita, saluti da Mauri da Riccione. Io non sono così convinto che a fine partita ci fossero degli assegni pronti. Tu con i pagamenti ne hai viste di cose curiose, Marco? Beh, più che curiose. Dai, fammi ridere, un aneddoto, che tu sei un maestro. Beh, no, ad esempio ci sono
ci sono i famosi cabriolet, hai capito che sì. Ti do questo, però facciamo una cosa, aspetta un attimo, ridammi questo assegno che te ne do un altro, hai capito? Il famoso assegno a garanzia, allora usava molto, no? È vero. Salvo poi dire no, però sai, questo forse no, è meglio che tu non lo incassi. È vero, c'è la famosa... Vai pure, dimmi. No, queste erano le cose che succedevano, insomma, potevano succedere più spesso, ma ripeto, erano altri tempi. Ma il consiglio è quello di seguire le regole che ci sono per i giocatori. A volte gli agenti le conoscono bene. È vero. Max, a te. Allora, Marco, ti chiedo prima una cosa dal punto di vista regolamentare. Diciamo i giocatori adesso la Fortitudo è scesa in A2, quindi ovviamente ci saranno un 20% degli stipendi decurtati, quindi di fatto gli ultimi due mensilità i giocatori non le vedranno, ma questo diciamo è un aspetto regolamentare, quindi questo va tutto bene. Ma per fare campagna acquisti, se non sbaglio, occorre che tutti i giocatori sotto contratto della Fortitudo firmino una liberatoria per cui tutti gli emolumenti di questa stagione gli sono stati pagati. Senza quella liberatoria la Fortitudo non può fare mercato, giusto? Ma se non sono cambiati i regolamenti questo è, però credo che sia fino a una certa data, che può essere aprile o maggio, adesso devo dire non ricordo con esattezza com'è questa cosa. Poi sul fatto delle due ultime mensilità, in generale è vero, salvo che non ci siano parti diversi, individuali, e questo può essere. Sì. Prego. Da Fortitudo passiamo alla Virtus. In realtà abbiamo parlato genericamente, perché poi io sto seguendo i messaggi degli amici da casa sulla Virtus, siamo sul pezzo, sì. E affrontiamo il tema in tutto e per tutto. Però sì, io approfitterei proprio di Marco per chiedergli, visto che a questo punto possiamo parlare in tutto e per tutto di Eurolega. Se noi vogliamo diciamo andare dietro alle parole di Ronci, di Baraldi, di Zanetti, ossia già la prima stagione non faremo da comparsa, quindi io suppongo che anzi diventa anche poi necessario entrare nelle prime otto per non scendere nuovamente in Eurocup, la Virtus per entrare nelle otto e quindi giocarsi i playoff, secondo te magari preso per assodato che Hackett e Scenghelia rimangono, di che cosa ha bisogno, di quanti giocatori ha bisogno ancora? E in quale ruolo? Dipenderà molto dalle condizioni fisiche dei giocatori. È chiaro che la Virtus è un club che ha grande talento, il giocatore ha un grande talento, però con un'età media forse un po' alta. Io punterei molto sulla freschezza, su qualche giocatore atleticamente molto forte, perché la tecnica c'è ed è straordinaria in tanti giocatori, lo abbiamo visto, però l'Eurolega è anche a volte una lega molto fisica, dove c'è più sciabola che più arezzo. Allora, io come idea ho detto una guardia importante, con fisico, punti nelle mani, una guardia di livello, faccio un esempio, un Wanamaker, per dare un'idea di massima. Io tre nomi ce li ho. Dai. E li chiedo anche a Marco. Cioè, non so, hai visto tu la finale di Eurolega in affiduto, Marco? Suppongo di sì. Non completamente, l'ho vista a tratti. Però io guardando, è un'utopia, è chiaro, però io guardando la finale di Eurolega ho guardato Micić, Larkin e Plyce, mi sembravano tre giocatori che erano sputati avevano sputate le caratteristiche dei giocatori che servirebbero alla Virtus. Ah, sono ragazzi, ma hai detto tre che hanno vinto l'Eurolega da protagonisti, che vengono in una squadra che gioca per no, ma parla anche di come caratteristiche. Ah, guarda, quello stai tranquillo, sono perfetti, sbaglio Marco? No, sì, hai capito, è come dire Maradona e sì, sì. Pelé, cioè, anche Pelé Rodriguez è adatta per noi, vero Marco? No, ormai no. Allora vado io, lascia stare, vado io. No, dai, certo, un giocatore come Larkin, come Nicky, come Price, chi è che li lascia? Nessuno, però realisticamente
direi che la Virtus è le carte in tavola per parlare con chiunque. Quindi, credo, però sarebbe anche un peccato, tra virgolette, smontare, perché insomma ci sono giocatori, faccio l'esempio Paiola, che secondo me possono giocare l'Eurolega, anche se fino adesso magari non sono accreditati per quello, però è uno che fisicamente regge, difende e può stare lì. Poi è chiaro che in attacco magari deve ancora migliorare, però cioè, io non prenderei uno che porta via minuti a Paiola in questo momento, capito? È chiaro che ci può essere la partenza di Mannion, potrebbe. Ma allora ci sta la guardia che entri, ma io direi anche un lungo di peso fisico. Infatti la mia domanda era: Wims e Jaité da quintetto in Eurolega? Wims è un giocatore che sta migliorando continuamente, soprattutto è quello che fa le giocate che valgono le partite. Io lo vorrei sempre anche in se esistesse anche una lega sopra l'Eurolega, lo prenderei. Jaité? Scusa, non ho sentito. Jaité, secondo me, potrebbe essere un cambio. Ecco, Jaité è migliorato tantissimo, è già meglio di altri giocatori nel suo ruolo che fanno l'Eurolega, migliorerà ancora, però diciamo che non mi dispiacerebbe vederlo affiancato da un giocatore un po' più fisico e cattivo in quel ruolo, cattivo dal punto di vista, voglio dire, sportivo ovviamente, però insomma un po' un intimidatore, eccetera, tipo un Dunston, tipo un giocatore così. Ok, una piccola curiosità: Hackett Teodosic dell'87, Beninelli dell'86, troppo vecchi? Non troppo vecchi, però diciamo diversamente giovani. Ok. Si valuterà, vai. Marco, se tu fossi l'agente di Mannion, di fronte a una Virtus magari che ti fa capire in maniera piuttosto chiara 15-20 minuti in campionato, 5 o 6 in Eurolega, con prospettive anche di fare alcune volte non entrato, cosa gli consiglieresti? Di magari cambiare aria per giocare più minuti o comunque di restare lì? Di andare a Venezia. Questo è interessante, okay. Perché? Al di là della bella città? Penso che, a parte che insomma, parliamo di una città migliore del mondo, lo sappiamo, ma penso che Venezia cambierà molto. È comunque una società ambiziosa, e quindi ha una buonissima struttura societaria e vorrà fare bene. Sicuramente faranno meglio di quest'anno, l'anno prossimo. Sì, perché sennò sarebbe confinato. Probabilmente un giocatore come Tonuta andrà via e quindi si apriranno spazi importanti. Ma gli consigli di andare a Venezia per giocare però alla Virtus di tenerlo sotto controllo, magari spalmandogli gli ingaggi. Non sotto controllo. Perché Mannion ha un contratto ancora per un anno dal quale può uscire lui, ma non può uscire la Virtus. Ah, ok. Cioè, può uscire ha bisogno di giocare, ha avuto una stagione travagliata, una lunga malattia che lo ha, secondo me, limitato e debilitato molto. Adesso vedremo nei playoff intanto se starà bene, perché questa è la prima cosa che gli auguro, ovviamente. Però siccome facciamo un po' di bar sport, no? Come si dice, possiamo anche di dire qualcosa di futuribile. Ecco. Vediamo come va alla fine del campionato. Mannion potrebbe anche essere una sorpresa di playoff. Lo speriamo davvero. Intanto arrivano altri messaggi, vediamo un po'. Buon amico parla di Mannion a Venezia in cambio forse di Tonuto, giocatore che non prenderei mai, troppo fragile la sua schiena. No, peraltro Tonuto credo abbia firmato già un 2+1 con Milano. Ok, tra parentesi, Marco conosce bene Alberto Tonuto perché, se non sbaglio, era anche sua compagna di camera agli europei dell'83, no? Sì, non lo so perché non lo vedevo mai in camera, quindi non ho idea. Ah, però sì? Perché cosa combinava? Andava donne? No, vabbè, dai, ci scherzo. So che piaceva Tonuto, no, le donne? È come il figlio, Alberto, come il figlio, era un bellissimo ragazzo e tempi, era un successo incredibile. Quindi, beh, io me lo ricordo con la maglia Big Trieste.
Sì. Esatto. All'esordio, un 62, quindi me lo ricordo che aveva 18 anni. Più bravo Alberto, più bravo Stefano a proposito? Beh, sono in due ruoli diversi e questo mi salva dalla risposta, perché uno era un 3-4 e l'altro è un 2 pieno, direi. Sì. Sono giocatori molto diversi, forse come talento puro direi Alberto. Mm. Sì, 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 un giocatore, poi talento, peraltro ha giocato molto avanti anche nel tempo, sì. È arrivato oltre i 40 anni, devo dire, anche nelle sì, minors. Squadre importanti, giocatore con tanti punti nelle mani, ma che sapeva giocare dentro, fuori, molto moderno, fisico, insomma. E certo, il figlio, con un piccolo, ha fisicamente è molto molto forte, attacca bene il ferro, è un po', diciamo, difende molto bene, come tiratore un po' talenante. Lo prenderesti in Virtus? Ma con le guardie oggi Virtus sinceramente no. È innegabile, su questo sì. Non si discute, su questo non si discute. Quindi l'ipotesi di Tonutti che ha proposto il nostro ascoltatore non è automatica, il fatto di mandare via Mannion, che peraltro Max tu sei dato questo spunto importante sul contratto. No, peraltro l'agenzia qual è quella di Mannion? Quella di Marco Valenza. Con Andrea Grossi, MVP, li ho visti a Palazzo l'altro giorno. Sì, sì, sì. No, il contratto di Mannion è un contratto dal quale la Virtus non può uscire. Invece Mannion, può uscirne, ma solo in caso di chiamata di una squadra NBA. Cioè non è che gli arriva una chiamata di una squadra di Eurolega, può uscire dal contratto. Se arriva okay. Poi deve parlare la Virtus. Allora, escludiamo che Mannion venga chiamato da una squadra NBA. Esattamente. Quindi Mannion non potrà uscire dal contratto. Scusa, la Virtus non potrà uscire dal contratto. No, è come per Sampson. È un contratto simile a quello di Sampson. Il concetto è che il prossimo anno, se tu lo mandi a giocare da un'altra parte, e soprattutto devi pagare c'è un discorso di ingaggio che è piuttosto corposo, è quello di Mannion, Quant'è? Superiore al milione di euro. Sopra il milione. Sopra il milione di euro, sì, sopra il milione di euro. E oggettivamente oggi Mannion io non so che ti rileva. Sì. Non credo sia una questione di soldi, credo che sia una questione di convenienza reciproca la scelta che verrà fatta. Cioè, se un giocatore che eventualmente deve rimanere in una società, però con la possibilità di finire in panchina, cosa che io non credo succederà, però insomma, se dovesse essere quella l'offerta tecnica per Mannion, non credo che lui sarebbe contento di rimanere. Ok, allora un'ultima domanda che è un flash. Secondo te la Fortitudo il prossimo anno si iscrive alla Serie 2 ed è in grado, come dice Melloni, di fare una formazione da zone alte? Ma guarda, io ti dico, potrei citarti l'esperienza di un club importante che è stato nel successo in A2, che era Varese, e ha fatto un anno di A2 e Vescovi, che era allora il general manager, mi disse: guarda Marco, l'A2 ci ha fatto bene perché ci siamo ripuliti dalle scorie, abbiamo fatto un campionato vincente in cui siamo stati in testa dall'inizio alla fine, la gente è tornata a vederci e soprattutto a vederci vincere, e quindi dico, non ti dico che siamo contenti di essere stati retrocessi, però alla fine è andato tutto come doveva andare, sono tornati dopo un anno in Serie A e quindi insomma alla fine qualcosa è servito, ecco. Marco, io mi auguro per la Fortitudo che sia lo stesso. Marco, hai parlato di Varese, dove comunque c'è un consorzio, ma il modello consorzio che è quello che sta anche abbracciando la Fortitudo, ossia un gran numero di sponsor che danno delle piccole cifre, cioè è un modello che può reggere alla prova di magari anche di una 1 che vuoi fare a un certo livello? Beh, Pesaro lo ha fatto. Alla fine dipende sempre se la somma arriva a quello che serve, hai capito? Non è che poi trovali come vuoi, trovali con un consorzio, trovali con 2, con 3, con 1, non è che il numero degli addendi
aumenta qualcosa. Insomma, bisognerà vedere se è un consorzio, diciamo, sostanzioso, ecco, mettiamola così. Sì. Qui parlano di sponsor che non arrivano a 10.000, a cifre che non arrivano a 10.000 euro per associato. Quanti sono? Beh, qua parlavo di una cinquantina, però ne parlano da febbraio che di una cinquantina, quindi... Guarda, tra poco ci saranno delle scadenze molto chiare da onorare per poter essere una due. Io credo che quando hai comunque tanta gente che mette un po' di soldi, un pubblico affezionato, suppongo degli sponsor che hanno un legame con la Fortitudo, alla fine per me l'iscrizione arriva nel senso che trovi i soldi per iscriversi. Sì, quello. Dopodiché bisogna vedere quali sono gli arretrati da coprire. Sì. Perché, sai, io non è che posso permettermi una trasmissione di dire c'è un debito di... Sì, ci viene detto che questa è la cifra, però poi esistono mille versioni. Onestamente posso solo fare in bocca al lupo alla Fortitudo e al pubblico soprattutto. C'è da dire che però con questo concordato, chiamalo come va, con la GFA delle entrate, quantomeno dopo questo concordato viene reso pubblico, cioè dopo avremo le dopo cifre. Dopo dubbi non ce ne sono. Dopo avremo le cifre nero su bianco. Ok, arriva un ultimo messaggio col quale poi saluto. Rimarrà chi gira in A2 o decade il contratto? Io ho la sensazione che sia stato un legame mordi e fuggi, lo dico sinceramente. Però, peraltro, terminato male perché, insomma, la squadra è retrocessa, una cosa e l'altra. Credo che sia un altro degli elementi che andrà, non dico valutato, ma forse anche involontariamente cancellato. Cioè, anche se il contratto è scaduto, non so se si ragiona in un'ottica di Serie 2. Sì. E se non c'è, non credo che verrà rinnovato. Ma già mi ha sorpreso il fatto che sia arrivato questo sponsor dalla Turchia. Marco, noi ti ringraziamo moltissimo. Grazie a grazie voi, Marco. Un abbraccio, un bocca al lupo. Un abbraccio, a presto. Ciao. Adesso qualche consiglio dalla regia e poi torniamo con le ultime chiacchiere a Sport Club. Gluten Free Lovers, specializzato in pasta fresca da ricette tipiche bolognesi, biscotti e panificati. Lo trovate a Bologna in via Mille Ponente 162, telefono 351 62 22 831. Gluten Free Lovers, tutto naturalmente senza glutine, fatto da celiaci per celiaci. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni.
La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Ho l'ambulatorio Argo, medicina rigenerativa, in via D'Azeglio 21 a Bologna, per valutare il paziente nella sua interezza e globalità. Medicina generale, terapia personalizzata, diagnosi e prevenzione, medicina orale. Poliambulatorio Argo, nel cuore di Bologna. Dixtreet 611, eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della house music. La miglior location, i party più esclusivi. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Eccoci qua, intanto un messaggio: ci chiedono da quando, a che ora andrà in onda Sport Club, l'inizio e la fine, da lunedì prossimo. Vi dico molto semplicemente che inizieremo alle 18 e arriveremo a ridosso del TG come riferimento, quindi direi sì. un'oretta e 10, tornerà Luigi, avremo che, sempre gli ospiti, le vallette. Esatto, alle vallette, e anticipiamo che Luigi deve riscuotere un pegno da Ergin Ataman, eh? Perché ricordiamoci che l'anno scorso disse: se io torno a vincere l'Eurocup, l'Eurolega, io tornerò ospite a Sport Club. Beh, insomma, sarebbe un altro bel colpaccio. Esatto, quindi voglio dire, adesso vediamo se con l'orario si concilierà con gli allenamenti. Ma io penso che, a parte che penso che, insomma, un attimo lo si trovi, sì. Vedremo di capire. Tra l'altro andavamo in onda ancora alle 22:30. Esatto, quindi sì, non aveva problemi. Però magari scegliendo il momento buono, a parte che credo che oggi Ataman possa fare quello che vuole. Cioè, nel senso che lascia gli assistenti 20 minuti e finitelo. Sì, adesso voglio dire, con quello che ha fatto, tra parentesi, uno che in Fortitudo era stato considerato un bolito, Guaramò. Sì. Che allenatore. Uno che ha vinto praticamente tutte le coppe continentali, Saporta, Eurocup, Eurochallenge, Eurolega, ha vinto tutte, ed è l'unico allenatore europeo che ha giocato tre finali consecutive di Eurolega. C'è la pausa del 2020, ok? Però ricordiamo che in quella pausa del 2020 l'Efes era avanti con una montagna di punti di vantaggio in stagione regolare. Però quindi cos'era? Finale del 2019, finale 2021, finale 2022, tre finali consecutive giocate. Pablo Laso l'ha fatto, però ne ha vinta solo una, e l'altro è stato, non mi ricordo, un altro che dal 2016 al 2018 ne ha fatte tre consecutive, Obradovic al Fenerbahce, ma ne ha vinta una sola. Ataman è l'unico allenatore in Europa che ha giocato tre finali di Eurolega consecutive e due, almeno due le ha vinte. E allora dicono: dove non ha vinto è in Fortitudo. In tanti non hanno vinto in Fortitudo. Sì, se la metti in quell'ottica lì, ha vinto Recalcati e ha vinto Repesa. Cioè, parliamo esattamente. Ha vinto Bianchini una Coppa Italia. Ah, beh, certo, sì, ma però non Scariolo non ci ha vinto. Sì, è un dato di fatto. Oggettivamente, sì. Ataman era arrivato in una fase già di grande confusione. Eravamo in basso impero, fase di basso impero eravamo. Sì. E quindi sì, cioè non è valutabile secondo me per quell'esperienza, perché praticamente gli stava crollando attorno, gli stava crollando una casa, quindi è ingiudicabile per quel tipo di esperienza. Peraltro Ataman, cioè, dopo, quando è andato in Turchia, ha costruito l'Efes, ha costruito un qualche cosa di fenomenale. Ora farà il part time, perché sarà allenatore della Nazionale Turca e dell'Efes, e in perfetto, secondo me è il Mourinho della pallacanestro, Ataman.
cioè a fine Eurolega lui praticamente a trofeo appena sollevato ha detto la mia squadra può giocare in NBA e io a settembre punto a vincere l'oro ad Eurobasket con la Turchia. Beh. Quindi, la mia squadra può giocare in NBA, io ho molti dubbi. Sì, però per farti capire il personaggio. Faccio un esempio banale, abbiamo citato Mike James, sì. Mike James qui è a volte irrimescolabile, in NBA era un giocatore ma sono d'accordo molto con te. Più normale. Io penso che, questo lo continuo a sostenere, le squadre da Eurolega, se vanno a giocare in stagione regolare, sì, in NBA con lo stesso impegno con il quale giocano la Final Four, vincono delle partite. Per farti capire faccia tosta del personaggio. È spettacolare. Quello è questo personaggio in tutto e per tutto. Poi se sarà ospite Ataman, chiedetegli del suo periodo in fortitudo, cosa non andava e vari aneddoti. Tra parentesi, mi permetto di darti un piccolo spunto. Quella domanda l'abbiamo posta nell'edizione precedente. Quindi, esatto. Nel mio canale YouTube, Jack Bonora, così mi faccio pubblicità che mi sento un po' uno YouTuber giovane, esatto. Molto bello. Allora, in realtà utilizzo i canali come archivio fondamentalmente. Sì. Trovate proprio la puntata. È vero. Sport Club Ergin Ataman, della stagione passata, e ci sono alcune domande che poniamo proprio legate al suo periodo in fortitudo. Ma siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento del lunedì, noi ci ritroviamo lunedì prossimo e inizieremo come detto alle ore 18 e staremo con voi per un'oretta e 10, poi insomma voi state con noi, poi dove dovete andare? Siete su ETV Rete 7? Sì. Avete tutto? Basta, siete già a casa, ci vediamo presto. Buona serata.